Sono decine i bambini bielorussi ospitati anche quest'estate in Trentino, vengono dalle zone contaminate a seguito del disastro di Chernobyl. A Villazzano un'associazione organizza questi soggiorni da 17 anni. Occupiamoci di una bella storia che si ripete da ben 17 anni. La Villazzano Solidale Onlus ospita ogni estate i giovani della Bielorussia per un mese. Quest'anno sono arrivati in 34 il 2 luglio, in età compresa tra i 7 e i 19 anni. Sono stati accolti in 30 famiglie e rimarranno in Trentino fino al 2 agosto. Il servizio è di Luca Bindi. И на день рождения для мамы пишем смс-ки, телеграммы, но... Il cuore diventa tenero vedendo all'opera i bambini e ragazzi della Bielorussia, 34 dai 7 ai 19 anni, quest'anno ospitati da 30 famiglie trentine, grazie alla Onlus Villazzano Solidale che da ben 17 anni svolge quest'opera meritevole. Ma cosa si deve fare per poter accogliere nelle proprie case nel periodo estivo, normalmente tutto il mese di luglio, questi giovani bielorussi? Deve contattarci all'indirizzo mail villazzanosolidale@alice.it o al telefono 340 25 86 456. Le cose richieste sono la disponibilità a dedicare tempo e affetto a questi bambini. Al carico delle famiglie c'è solo il costo del volo aereo, c'è un corso di nuoto, ci sono delle gite. Abbiamo quest'anno una ragazza neolaureanda in russo che fa il corso di italiano ai ragazzi. Insegni l'italiano a loro e loro ti insegnano a te il russo? Sì, insegnano più loro che io. Poi parola e scena a loro. È bello qui stare qui? Sì, sì, bello, bello. Lui, me lo dice lui. Italia cresce ora. Che ha detto? Italia è bella. È sempre tutti gli anni più bello di altro anno, sempre piace tanto stare qui. Chi è Messi, Ibrahimovic, chi è il vostro idolo? Cristiano Ronaldo. Pato. Dai,